Un caro saluto a tutti. Oggi siamo a Cassano Irpino, in provincia di Avellino, 29 chilometri dalla città capoluogo. Andiamo a conoscere il borgo di Cassano Irpino. Cassano Irpino è un comune di circa 1000 abitanti della provincia di Avellino. Il centro abitato è situato tra la catena dei Monti Picentini ed il fiume Calore. Nel territorio sono presenti diversi gruppi sorgentizi, tra cui Pollentina, Peschiera, Acqua del Prete, che alimentano l'acquedotto Alto Calore, l'acquedotto Pugliese e lo stesso fiume Calore che scorre a valle. Il paese è situato a 510 metri di altitudine e conserva ancora le caratteristiche di piccolo borgo medievale. Per la copiosità delle sorgenti nel suo territorio, è noto come Terra delle Acque. Nel comune di Cassano Irpino sono presenti 7 chiese. Il centro di aggregazione del paese sono le due piccole piazze, che offrono una meravigliosa vista panoramica sulla Valle del Calore. È l'antico e lungo arco che le unisce, attraversando la chiesa madre di San Bartolomeo Apostolo, patrono del paese. Thank you.
Dopo la visita alla Chiesa Madre, continuiamo a camminare verso la parte alta del paese, in direzione del Palazzo Baronale. Il Palazzo Baronale rappresenta la parte inferiore dell'antico castello, restaurata ed ampliata. Già residenza gentilizia dei feudatari, la struttura si sviluppa intorno ad un torrione di guardia e da una piccola corte. La zona alta del paese, ben tenuta, continua a sorprenderci per l'armonia dei colori e per i suoi magnifici portali. A pochi chilometri dal centro abitato si trova la chiesa di Santa Maria la Longa, edificata nell'anno 1080 da Amato Landone, primo vescovo di Nusco, poi diventato santo. Adiacente alla chiesa si trova il Tiglio Plurisecolare. La leggenda vuole che risalga all'epoca di costruzione della chiesa. Il fusto del tiglio misura circa 6 metri di circonferenza. Eventi importanti sono la Sagra della Castagna IGP, che ricorre puntualmente ogni ultimo sabato del mese di ottobre. La manifestazione si svolge nel centro storico e per le vie del borgo. Con il ritorno al Medioevo, il centro storico rivive l'atmosfera di un tempo. La festa religiosa e civile, dedicata a San Bartolomeo Apostolo, patrono del paese,